Zampe di asparago, fragole, cassone di fragole. Ora mi chiedo cosa succede se le mettiamo insieme? Online ho trovato poco, poco niente, solo un sito francese in cui ne parla. E il mio test di oggi, che sarà un test che durerà qualche anno probabilmente se tutto va bene, sarà quello di consociare gli asparagi con le fragole. Ma ci sono alcuni motivi di fondo che mi hanno spinto a fare questo, ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Cosa succede? Sono davanti all'ennesimo fallimento delle mie zampe di asparago. Nonostante abbia seguito tutta la metodologia che era corretto seguire, non mi sono venute perché il cassone dove l'ho messa l'ultima volta non aveva l'irrigazione. Quindi, con l'estate torrida che c'è stata, quindi con il lavoro che purtroppo prende sopravvento, insomma, le ho fatte morire di nuovo per mancanza di acqua. Quindi allora mi è venuta un'idea. Mi serviva un cassone con irrigazione, col terreno fertile, questo è compost, e con una coltura pluriennale. L'unico cassone che avevo che rispondeva a tutte queste esigenze era quello delle fragole. Le fragole durano 2-3 anni e tenendole in questo modo qui, con gli stoloni, loro si riproducono, quindi dura veramente per parecchio tempo. Gli asparagi hanno bisogno di un luogo dove stare per una decina di anni. Il terreno deve essere sciolto, sabbioso, e non deve ovviamente ristagnare l'acqua e ricco di nutrienti. Se va tutto bene, dal primo anno vengono su i primi asparagini, ma quelli li lasciamo, non dobbiamo toccare nulla. Dal secondo anno cominciamo a raccogliere. Io voglio capire se funziona questo sistema qui e hanno bisogno di acqua, di un'irrigazione più o meno regolare. Ecco, questo era l'unico cassone che rispondeva a tutte queste esigenze. Dal momento che tra una piantina e l'altra di fragole ci sono circa 30-35 centimetri, in mezzo metterò la zampa di asparago. Ne ho una quindicina, ne comprerò altre. Penso in questo cassone verranno 30-40 zampe e quindi è interessante vedere se funziona. Ovviamente i risultati ve li potrò dare soltanto fra qualche mese, però intanto metto le basi per questo esperimento, magari può servire a qualcuno come spunto. Una delle filosofie che sta alla base del No Dig è quella di non disturbare il terreno, il meno possibile bisogna farlo. Quindi, quando ho pulito il cassone, qui avevo dei cavoli che ho tolto questa mattina, non ho sradicato la pianta, ma l'ho tagliata a filo, in modo tale che la radice venga decomposta e che le sostanze rimangano nel terreno. Quindi, probabilmente, più avanti ci troveremo anche qualche radice di cavolo, broccolo e quant'altro, va bene lo stesso. Devo andare in profondità e devo fare un po' di spazio per la radice, per la zampa dell'asparago. L'asparago ha bisogno di un terreno molto fertile, io più fertile di questo non ce l'ho. Bisogna cercare di aprirlo il più possibile. Non è ottimale ovviamente, come trapianto occorrerebbe una buca più grande, però ovviamente adesso mi faccio andare bene questa. Le segno giusto perché devo capire poi cos'è che erba e cos'è che è asparago, quindi nel luogo dove nascerà qualcosa, qui dove c'è la canna, farò attenzione a estirparlo, tutto il resto lo tiro via. Nel frattempo che vado avanti, volevo farvi vedere come verrà poi alla fine di tutto. Qui ho iniziato a pacciamare, pacciamerò con la paglia, quindi verrà un cassone praticamente ricoperto di paglia. La pacciamatura ha più funzioni, ha quello di non far evaporare l'acqua, quindi mi occorrerà meno acqua quest'anno per irrigare le fragole, ma soprattutto servirà gli stoloni per trovare la nuova posizione e far crescere nuove piantine. Stavo guardando questa scena. Qui nell'orto, se si osserva, c'è sempre qualcosa da vedere. Guardatela lì, ho tolto i cavoli, l'ho disturbata, adesso la spostiamo in un posto dove non dà fastidio, magari dove c'è erba fresca, voilà, lì non dà fastidio a nessuno. Bene, era solo un esperimento, un video molto breve, ho trovato come vi dicevo soltanto un sito francese dove parla di una possibile consociazione tra gli asparagi e le fragole, in Italia ho trovato poco niente, se avete qualche consiglio da darmi in merito, se l'avete già fatto, vi ringrazio se mi date qualche dritta. Nel frattempo ci rivediamo quando vedremo i primi getti degli asparagi.
a quel punto, già che avranno preso, sarà un grosso successo per me, perché, come vi dicevo, ho poca fortuna con gli asparagi. A me piace sperimentare. Se avete fatto altri esperimenti anche in altri ambiti, sempre per quanto riguarda l'orticoltura, me lo volete scrivere nei commenti, vi ringrazio. Cresciamo insieme, insomma, ci scambiamo informazioni. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.